Cari telespettatori, oggi siamo tornati nella sede di Confartigianato Imprese di Ancona Pesaro Urbino per la giornata conclusiva del congresso, momento centrale del percorso di confronto portato avanti dall'associazione su temi rilevanti per lo sviluppo dell'economia e delle comunità. Nell'ambito del 16° congresso dal titolo Protagonisti nel cambiamento, imprese patrimonio del paese, Graziano Sabattini è stato confermato presidente. L'elezione è avvenuta di fronte ai vertici nazionali e a 97 delegati. Sì, per me è una grande soddisfazione personale sicuramente e mi auguro un po' per tutto il gruppo che mi ha sostenuto e tutti i collaboratori di questa struttura con cui ho lavorato in maniera stretta e a stretto contatto. È sicuramente il segnale che abbiamo lavorato bene, è un segnale che abbiamo riscontrato anche negli incontri sul territorio, molto seguiti, abbiamo incontrato oltre circa 2.000 artigiani, forse anche qualcosa di più, e con questi ci siamo confrontati per creare appunto questa lista di valori e di priorità da poter presentare sia alle autorità regionali ma anche alla nostra associazione nazionale, per quello che saranno gli impegni e le necessità di questo territorio, ma anche di queste delle nostre categorie per affrontare le sfide future. Quali sono le difficoltà e quali le richieste? Allora, nella campagna d'ascolto è emerso intanto a nostro punto di vista un grande valore e una grande energia degli artigiani, la voglia di fare, la voglia di reagire, la consapevolezza che non c'è un salvataggio che viene da qualche parte, quindi ognuno si deve rimboccare le maniche ed andare avanti. Grande consapevolezza anche nella necessità di cambiare, di adeguarsi, quindi l'innovazione digitale, la transizione green sono tutti temi ormai che sono nelle sensibilità anche delle piccolissime imprese. D'altro canto la grande criticità sono le norme che vengono variate continuamente, l'ultima è il 110% con tutte le variazioni che sono state messe dentro, le difficoltà di reperire la manodopera, gli aumenti dei costi energetici che non sono uguali per tutti i paesi europei mettono naturalmente in difficoltà le imprese, soprattutto le piccole imprese che sono più esposte da questo punto di vista. Questi sono tutti i temi su cui noi come associazione dobbiamo lavorare e dovremo fare il nostro programma appunto di intervento per poter essere veramente utili alle nostre imprese e per poter dare insomma il servizio che si aspettano da noi. Parliamo di Confartigianato, parliamo di Marche, molte volte noi nelle nostre associazioni, provengo anch'io da un'associazione, Presidente, ci misuriamo sui numeri, sugli associati all'INPS o all'INAIL e così via. Io uscirei da questa dinamica e entrerei su un'altra. Il peso che un'associazione tramite i suoi uomini, perché poi dopo la differenza la fanno sempre gli uomini, può dare per una comunità di mezzo, molte volte ci chiamano così, che è la comunità marchigiana, dove per tanti territori avere l'Emilia Romagna davanti è come provare a toccare un frutto buonissimo ma non arrivi mai a toccarlo. Lei proviene da quella regione, noi proveniamo dal sud, siamo abituati a vedere che è bello quel frutto, ma noi abbiamo i nostri frutti che sono molto più interessanti molte volte di quello che abbiamo a nord. Oggi tirerete un po' le somme, un bilancio di questo percorso portato avanti con le imprese ma anche con le persone. Assolutamente, oggi è una giornata importante per Confartigianato perché celebriamo l'assemblea pubblica del 16° congresso che ha visto la rielezione di Graziano Sabattini, una campagna di ascolti importante che ha visto il coinvolgimento dei nostri 10.000 associati, 8 assemblee sul territorio, 21 assemblee di rinnovo cariche, quindi 31 assemblee sul territorio che hanno visto il coinvolgimento di tante persone, con l'obiettivo di essere vicini alle imprese, di affrontare i problemi che oggi i nostri imprenditori vivono, consapevoli che la sfida che ci attende sarà veramente impegnativa, ma con la volontà di essere presenti, protagonisti nel cambiamento e dando valore alle micro e piccole imprese. Un cambiamento che passa da dove? Ci sono anche i vertici nazionali, regionali della politica, quali sono gli input? Oggi tireremo le somme di questa campagna di ascolto. Sono contento che sono presenti a questa assemblea sia il Presidente nazionale di Confartigianato, il Segretario nazionale, il Presidente della Regione, il Vicepresidente della Regione. Bisogna creare un contesto favorevole per il fare impresa. I nostri imprenditori per tanto tempo hanno portato avanti l'onere di fare impresa da soli, come è giusto che sia, ma in questo momento vanno aiutati, supportati, sono stati protagonisti nella pandemia, hanno svolto una funzione sociale, il tema materie prime, il tema tassazione. Veramente abbiamo necessità che la comunità sia unita nell'aiutare le nostre imprese.
Io ritengo che anche culturalmente sia importante riconoscere e conoscere i territori. Purtroppo il problema reale è che da una trentina d'anni si combatte come se la rappresentanza democratica fosse un problema, invece io ritengo che il fatto che le piccole e medie imprese, i nostri territori, che sono territori apparentemente periferici, ma sostanzialmente sono una grande parte dell'Italia, meritano di essere rappresentati nei contesti giusti. Io ritengo che il vulnus sia proprio lì, cioè i territori dove prolifera l'artigianato e la piccola e media impresa sono territori a bassa densità abitativa. Presidente, prima la pandemia, poi la guerra, purtroppo l'inflazione e tante ricadute e ripercussioni anche pesanti sulle nostre imprese. Quali azioni sta mettendo in campo la Regione? La Regione sta affrontando un tema sul credito, stiamo studiando un sistema che possa essere d'aiuto alle nostre imprese, alle piccole e medie imprese soprattutto, ma anche a chi ha progetti innovativi che possano essere sostenuti e che possano trovare delle risposte per poter partire e poter dare quelle garanzie di competitività a tutto il sistema. Sicuramente ci aspettiamo anche un sostegno importante sulla vicenda delle materie prime, perché il rincaro delle materie prime, che poi ha una conseguenza con l'inflazione e dell'energia, sono temi centrali a cui noi possiamo dare una risposta relativamente impattante e ci aspettiamo che le istituzioni su questi temi si facciano trovare pronte, soprattutto alla ripresa post estiva, anche se già in questo periodo i risultati e gli effetti dei rincari sono evidenti. Dalla Confartigianato passa tanto lavoro, dalla Confartigianato passa, come in tutte le categorie che si occupano di piccole e medie imprese, il cuore pulsante della nostra regione, che è una regione prevalentemente fatta di piccole e medie imprese, una ampia dinamicità, una capacità anche di saper essere competitivi. Noi crediamo molto nel sostegno che si può dare a questo tipo di economia, lo facciamo perché crediamo che per il tramite di azioni specifiche, dalla digitalizzazione alla capacità di internazionalizzare, dalla infrastrutturazione della nostra regione alla forza che possiamo dare creando aggregazione, si possa creare un sistema, seppur formato da piccole e medie imprese, ugualmente competitivo. Abbiamo oggi cercato soprattutto di portare gli imprenditori ad avere la consapevolezza che per vincere questo mercato, un mercato molto competitivo, molto globalizzato, oggi occorre mettere in campo una personalizzazione, un'unicità, una qualità, che tradotta poi si chiama appunto valore artigiano, che con tenacia e con orgoglio oggi noi dell'artigianato possiamo oggi mettere in campo. Dobbiamo essere protagonisti nel cambiamento, ha detto ieri i costruttori di futuro, dunque è importante fare squadra, fare sinergia per trovare anche soluzioni nuove ed efficaci. Sì, io credo che questa sia la sfida da vincere e da portare avanti. Credo che oggi l'artigianato, l'artigiano rappresenti la combinazione di tre dinamiche: il desiderio delle persone di far parte delle comunità locali, il valore di un'innovazione aperta e anche una produzione che sia consapevole e più attenta all'ambiente. Ecco, io credo che queste siano le direttrici su cui occorre muoverci per partecipare ad una ripartenza di tutto il comparto economico, ma anche del nostro Paese. Le Marche è una regione ad alto tasso di artigianalità con tante problematiche comuni ad altri territori, ma anche specifiche. Terremoto, ma non solo. Sì, direi che tanti territori oggi stanno avendo tanti problemi legati alla condizione purtroppo internazionale, quindi guerra, materie prime, rincaro dell'energia elettrica e poi anche, devo dire, un'attenzione che molte volte ci sembra venir meno rispetto al mondo delle piccole e micro imprese. E quindi è qui che bisogna insistere ed il mio lavoro oggi è proprio di fare questo, di fare un po' il traduttore di quelle che sono le istanze delle micro e piccole imprese, degli artigiani, per fare in modo che ci sia finalmente un paese a misura del tessuto economico reale, cioè il 98% fatto da queste aziende che fanno del nostro paese, lo ricordo sempre, il secondo paese manifatturiero d'Europa e che quindi ci dice che dobbiamo continuare su questa strada, sulla valorizzazione di queste peculiarità. E non è quindi la dimensione di impresa, il nanismo di impresa, un fenomeno da sconfiggere, ma è il contesto che va cambiato
E quindi la battaglia ordinaria che facciamo quotidianamente è per avere un fisco più equo, meno burocrazia, una giustizia civile che funzioni meglio, tutte cose che credo ci potranno, se risolte, dare fiato e poter avere un paese finalmente in grado di poter reggere una competizione globale molto competitiva. La prima legge che abbiamo fatto, che presenta Coroli, è stata quella sulle start-up, che è proprio forse la più alta forma di artigianato, perché la start-up è l'invenzione, l'innovazione, il talento e l'idea, certo. È l'idea che diventa qualcosa di innovativo. E quella probabilmente, oltre a rispondere a un'esigenza che è quella più grave di fermare l'immigrazione dei giovani dopo la laurea, era anche un modo per aprire a quello che si dà per scontato, ma non lo è, perché le invenzioni avvengono se c'è un tessuto sociale ed economico che in qualche modo le sa trattenere e le sa insomma, valorizzare. I talenti rimangono in un territorio se quel territorio li sa valorizzare. Bisogna tenere anche le antenne alzate per quello che sta, per i cambiamenti che ci sono anche a livello normativo e nazionale. Sì, diciamo che correttamente, come diceva la collega, siamo di fronte ad un'associazione che è importante per il nostro territorio e per noi è importante mantenere questi rapporti al livello più elevato, proprio perché sono anche dei meccanismi di autodifesa rispetto a delle infiltrazioni che possono sorgere e provenire ovviamente dall'esterno del nostro, della nostra provincia e del nostro territorio, ma allo stesso tempo significa anche elevare la qualità dei servizi, non significa soltanto essere pronti a resistere, ma anche a elevare la propria capacità. Molte cose che abbiamo fatto con Confartigianato, ma anche con le altre associazioni di categoria, hanno prodotto dei risultati positivi. Cioè, quando noi riusciamo a dire che c'è una zona che è tenuta nella sicurezza, sotto tutti i punti di vista economica e anche sicurezza rispetto ad atteggiamenti estremi, siamo veramente in grado di raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi. Dobbiamo considerare che una concorrenza sleale invece procura soltanto danneggiamento per le imprese, anche per quelle che sono buone, come quelle del nostro territorio. Il valore artigiano in noi è il racconto, come dire, di migliaia di imprese, di centinaia di migliaia di imprese e di milioni di lavoratori che fanno qualcosa che, tema comunicativo, uno pensa all'artigiano, pensa al tornio e basta, no? Anzi, pensa alla bottega di Geppetto. Stiamo raccontando anche in televisione che dire artigiano significa intanto introdurre un concetto, caro Presidente Acquaroli, tu queste cose le sai, le percepisci in me, profondamente italiano, perché la bottega artigiana è un'invenzione italiana. Ma significa anche raccontare il tessuto produttivo dell'Italia che silenziosamente e con grande rispetto, vuol dire, per il tema e l'etica del lavoro tiene in piedi questo paese. Federico, anche grazie al suo lavoro lei ha una importante opportunità, quella di vedere, di toccare con mano la realtà, le grandi realtà del nostro territorio. Qual è la sua percezione in questo periodo anche difficile? Che bisogna contare e puntare sui valori. È l'unica cosa che ci può portare fuori dalla crisi, qualunque essa sia, non solo quella umanitaria legata alla guerra o quella economica o quella ambientale. Proprio rimettere al centro di ogni dialogo, di ogni discorso, l'essere umano. Confartigianato mi ha chiamato per svolgere un compito non facilissimo, quello di andare in giro a raccontare i propri soci, gli artigiani, e l'ho fatto anche passando per questa regione che amo, le Marche. Ebbene, proprio frequentando loro, parlando con i responsabili, magari con i loro figli, anche con chi lavora nelle imprese artigiane, ho capito che nel mondo dell'artigianato è sempre stata l'opera umana che è stata messa al centro del dibattito e non il prodotto, anche se poi uno ci pensa, dice prodotto, che cos'è? Sì, qualche cosa che viene fatto, che viene venduto, che genera un bilancio, ma in realtà prodotto,
con dottrina, ricco di sapienza. La sapienza è umana. E allora questo progetto, che mette proprio nel cuore del discorso l'umanità, l'umanesimo meglio ancora, ci fa ben sperare, e ho incontrato persone che mi hanno saputo far vedere oltre alla barriera di fumo, alla cortina di nebbia, che ci sono ancora orizzonti percorribili. Io credo che il lavoro dell'artigiano sia fondante per l'identità, anzi per le varie identità di questo paese, perché l'Italia ne ha molteplici. In molti dicono identità ciò che è identico, in realtà è sbagliato, è ciò che è profondamente radicato. E più che il lavoro artigiano, che passa di padre in figlio, di maestro in discepolo, non c'è di sensazionale. Proprio il valore artigiano è quello che rende unita l'Italia nella differenza delle proprie identità.